Mi giochi tutto di prima, senza vetro, che voglio vedere come gestisci i colpi a rimbalzo, perché da vetro vedo che difendi, inizi a difendere bene. Vai. Tutto su di me. Via, tutto prima, tutto prima, tutto prima. Vai. Via. Sei tanto alto, eh? Albi, devi stare piegato. Stai giù con le ginocchia. Se no, non ce la fai. Stai giù. Via. Bravo. Vai. Vai. Allora, c'è una cosa da sistemare. Quando tu giochi a rimbalzo, tendi sempre ad essere molto allineato con la pallina, che non è una brutta cosa, perché più sei allineato con l'impatto, meno devi andare a ricorrere. Sì, perfetto. C'è un problema però, che piuttosto che o sei talmente perfetto, che questo fra un po' ce l'avrai, perché si vede che tu sei veramente, ti manca poco prima di capire bene il concetto del colpo, ma a meno che tu non riesci a mantenere perfettamente il piatto durante il colpo, se tu stai poco sopra, devi ricorrere al back. Mentre se tu stai poco sotto, ricorri al top. Ecco. Quello che ti consiglio io è, o sei perfettamente allineato da riuscire, però il discorso che ti ho fatto l'altra volta del cerca di entrare immaginando di avere soltanto, ok, e adesso che un po' l'hai assorbito, parliamo a livello più pratico della cosa, e a livello pratico è sempre meglio, partendo da quel concetto, stare sempre poco sotto la palla, in modo tale che io non ho una grande correzione da fare, ma la correzione che faccio è sempre in topspin, mai in back. Sì. Cioè, tu ti stai allineando, cioè si vede che stai ragionando in base al concetto che ti ho. Esatto. Però sei sempre poco sopra. Cioè, diciamo, nell'allineamento tu tendi a stare poco sopra. Stare poco sopra vuol dire che arrivi sulla palla che devi andare ad aprire il piatto in back. Il back è un colpo che è difficile da far scendere. È un colpo che ci mette tanto, cioè una volta che è partito tende a mantenere la quota. Mentre se tu stai poco sotto, riesci a salire sulla palla e poi a chiudere in topspin, che è una correzione, chiamiamola così, che ti è molto più utile per agganciare una palla magari veloce che sta arrivando, quindi nell'allineamento che adesso tu stai cercando di fare, cerca di starci sempre poco sotto con la punta, in modo tale che la correzione per quel poco che ti servirà darla, gliela dai sempre in topspin e non in back. Ok? Perché il topspin è un colpo che puoi gestire anche se una palla è rapida, il back lo puoi fare solo se la palla è molto lenta. Quindi, palla molto lenta che arriva a questa altezza, sono il primo a dirti giocala in back, mi va bene. Può anche. Ma palla che arriva rapida a questa altezza, parto poco sotto e la correggo in top ogni volta. Quindi è per questo che ti stai incasinando. Questo sei tu, per farti capire quello che stai facendo. La palla arrivava, tu stavi sempre poco sopra e facevi una sorta di questo. Questo non ti permette di controllare la palla e di farla scendere una volta che supera la rete. È sempre una palla che tende a perdere il controllo e a salire. Quindi, adesso io ti gioco qualche palla a cestino e poi continuiamo come dire, con palla viva. Concentrati nel partire sia allineato, ma cerca di garantire sempre che la punta sia poco sotto la palla, sia sul dritto che sul rovescio, in modo tale che poi, una volta che arrivi a impattare, la punta si trova sempre sotto e puoi andare a fare la correzione in topspin. Vai, te ne gioco una e una, mi giochi tutto incrociato. Vai. Non serve così, perfetto. Una cosa importante, la correzione del colpo, non pensare il topspin, non pensare a farlo con il polso, pensa a farlo con l'avambraccio. Pensa a ruotare l'avambraccio. Cioè, proprio il braccio, la spalla. Ruoto la spalla, non ruoto il polso, perché sennò diventa troppo violenta come chiusura.
Vai. 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 Anche meno. Cerca di spalmare la rotazione in più spazio, non essere così secco. Non hai... Perfetto. Buono. Buono. Anche meno, più... Sì, più dolce. Non essere secco. Adesso la velocità è ridotta, quindi puoi permetterti di essere, come dire, abbastanza anche lento nel cambio di direzione. Vai. Molto bene. Buono. Vai. Buono. Sì, è ancora un po' scattoso, ma l'incastro è quello giusto. Capito un po' cosa intendo? Cioè, quando si dice io questa cosa qui non posso, tendo a non menzionarla finché non si arriva a un certo punto. Perché sennò uno anestetizza il colpo con la rotazione. E questo è un problema. Ma dopo che abbiamo parlato di come gestire il colpo e di come trovare l'incastro senza rotazione, quando poi si va a stringere in maniera concreta durante il gioco, non è che puoi pensare di essere sempre perfetto. Quindi cerco di essere sempre perfetto meno uno. Okay. Sì, così corretto. Ho il margine, lo tengo sempre sotto, in modo tale che mal che vada giro in topspin. Mai poco sopra, che nel giro di 10 cm passo a essere da sopra a sotto. E passo da dover fare un back a un topspin. Lì è un problema. Quindi meglio mi avvicino più possibile, ma ragionando, arrivando dal basso. A meno che la palla non sia molto lenta, che allora lì ho proprio il tempo di fare un back e di farlo scendere esattamente qua dove voglio io. E ora mi metto sulla diagonale così hai più tempo. Ragiona su questa cosa qui, perché è importante, perché adesso che all'inizio, prima che ci siamo messi a giocare di prima, questa cosa qui, anche quando abbiamo iniziato il palleggio, è una cosa che ti devi togliere, è urgente. Quindi ragiona, mi allineo sempre poco sotto. Tutto su di me. Vai. Non accelerare, eh. Sì, non serve che acceleri più di tanto. Vai. 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 Occhio a non buttarti indietro però, eh. E un'altra cosa, è importante che carichi leggermente di più, perché è vero che caricare poco è la cosa giusta, ma caricare troppo poco non ti dà il tempo, come dire, di raddrizzarti per arrivare bene sulla palla. Stai caricando talmente poco che non stai arrivando con consistenza sulla pallina. Carica leggermente di più. Giusto? Stiamo parlando veramente di qualche centimetro. Vai. Giù. Carica prima. Vai. Via. Vai, via. Vai. Vai. Vieni. Vai. Via. Mettiti laterale se riesci, Davide. Albi, mettiti di laterale. Vai. 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 Scusa. Lavora di spalla, Albi. Non pensare al polso, lavora con la spalla. Vai. Via. Esatto. Lavora di spalla. Vai, di spalla. Bravo. Vai, di spalla. Via. Vai, via. Ecco, occhio che qui stai molte volte, inizi il movimento troppo presto. Cioè,
si vede proprio che, come si dice, centri la palla, perché inizi il movimento ancora prima di visualizzare l'impatto. Cioè, a volte quasi vai alla cieca, sembra. Quindi aspetta un istante in più, aspetta sempre che la pallina rimbalzi prima di impattare la palla. Ho quasi la sensazione che tu a volte vada a iniziare il movimento immaginando dove si troverà la palla in quel momento, senza aspettare quell'istante che ti aiuta a capire perfettamente dove ti troverai con la pallina quando impatti. Quindi aspetta leggermente, proprio mentalmente aspetta quell'istante in più che la pallina rimbalzi, assimila qualche dato in più prima di iniziare il movimento, perché c'hai ancora un po' di tempo. Vai. Bravo, sì. Esatto, qui ci siamo. Sì, fermo coi piedi però. Vai, questo è buono. Questo è buono. Via. Giù. Scusa. Vai. Ultime. Giù con le ginocchia. Giù. Vai. Vai, stai giù. Sei in continental con l'impugnatura? Sì. Vai. Vai, stai lì. Vai. Vai, giù. Aspetto. Vai. Ui. Vai. 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 Albi, prova a... Cioè, per esempio, anche in quest'ultima palla ti ha aggredito. Tu qui non avevi la possibilità di farla passare a mezzo centimetro dalla rete. Tu su quella palla devi cercare... più altezza. Cioè, quando tu non hai tempo, che sei messo male, su una palla magari che ti sta aggredendo dall'alto, che ti sta spingendo, che si sta spingendo verso il basso, tu lì, come dire, se tu su una palla che ti sta arrivando sulla racchetta con un vettore che spinge in basso, vuoi controllarla mantenendola bassa, hai molto meno tempo a disposizione piuttosto che tu su quella palla vada a trovare la salita, perché se lei scende e tu la vuoi far scendere, la palla si stacca subito dalla racchetta. Se invece tu vai a contrastare la traiettoria, quasi hai qualche istante in più perché che la trattieni e riesci a farla salire. Chiaro, magari non arriva così dalla rete, ma la riesci a incastrare. Le priorità del colpo sono prima prendere bene la palla e avere il tempo di fare il colpo, poi cercare di giocarla dove vuoi tu. Benissimo. Tu potrai anche volerla tirare così dalla rete, ma quella condizione non te lo permetteva, perché la pallina, se con quella di tirarla subito bassa, ti sarebbe scappata subito dalla racchetta, non avevi il tempo per fare il colpo. Quindi in quel momento lì, su una palla che ti stava scendendo sulla racchetta, dovevi prendere tempo proprio per l'impatto e spezzarla in salita. E quindi passare da voler fare questo a voler fare questo. Non so se ho reso l'idea. Esatto, lì ti prendi proprio tempo, proprio la pallina, hai bisogno di guadagnare tempo sull'impatto. Scusa che... Non so se ho reso. Ho capito io. Quindi, quando ti trovi in difficoltà, difatti stavo per dirti, Albi, non pensare sempre di dover passare a così dalla rete per fare un buon colpo. Va bene anche così? Ok? Cioè, cerca di, esatto, ammorbidire il tuo gioco. Come ti ho detto, questi ultimi colpi che hai fatto, da fuori, se io sono lì fuori che ti guardo, dico, questo è uno che sa quello che fa. Perché il padel, cioè, il colpo da padel non è un colpo che va a rischiare. Cioè, tu devi dare la sensazione a io che gioco contro di te
che tu potresti stare lì 2 ore e mezza e non ti cambia nulla. Voglio il punto e metterti in difficoltà. Devo io entrare. Poi in quel caso, se vedi che entro sulla tua palla, vabbè, inizi magari a prenderti qualche rischio in più, a giocarmela sui piedi, ma anche lì, ragionando sul discorso di prima, scusa se rubo ancora un attimo di tempo. Palla che ti aggrediva sulla racchetta. Bene, siamo d'accordo che il concetto non è con che velocità arriva di là la palla, ma dove arriva la palla. Quindi tu avresti potuto, come hai fatto, hai provato a farla scendere subito, rapida, ma tu potevi benissimo usare il concetto che ti ho spiegato, quindi quella di guadagnare il tempo andando a creare un incastro in salita e calibrarlo in modo tale che partisse alta dalla tua racchetta, ma che arrivasse dopo la rete a scendere. Ok? Vabbè, vai. Il concetto è prenditi tempo. La palla può anche salire, può anche arrivare di qua con margine. Vai. Vai. Morbido. Vai avanti con la spalla, scusa. Vai, vai avanti di spalla. Vai. 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 Avanti, non verso destra. Vai. Buono. Vai. 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 Scusa. Buono. Ci devi mettere un po' più di corpo nei colpi. Di corpo, cioè vai avanti, no, sei troppo impatti e tendi a scappare. Mettici un po' più di corpo. Finiscili, non essere sfuggente. E poi una cosa importante, quando colpisci non alzare il gomito, cioè è questo. Nei colpi il braccio, il rovescio è un'altra cosa, ma nel dritto io non faccio questo. Il gomito rimane abbastanza basso, è l'avambraccio che gira, ma non serve che alzi il gomito. Fammi il dritto col bicipite attaccato al corpo. Vai. 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 Non staccarlo. Vai. 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 Non buttarti indietro, Albi. Devi buttarti in avanti. Vai. Vai. Fai finta, adesso che quando colpisci la palla col dritto, fai finta, dopo l'impatto, di voler portare il gomito più avanti possibile. Cioè proiettarlo proprio letteralmente più avanti possibile. Quindi, sì, tu fai. L'importante è che dopo l'impatto tu pensi a proiettare, immagina che il tuo gomito proietti un'ombra per terra, lo devi proiettare in avanti più che puoi. Ciao Marco! Vai. 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 Di più. Ok, una cosa importante però. In questo caso, su una palla così lenta, non serve la rotazione. Cioè, su una palla così lenta non serve. Quando una palla ti aggredisce, che come dire, rischia di... allora la tappi un pochino. Ma su queste palle non serve la rotazione. Vai. Non serve. Vai. Buono.
Vai. Vai. Su questa magari inizi a servirne un pochino. Vai. Vai. Trova il tempo su questa palla qua. Vai. 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 Vai, stai indietro, Albi. Vai. 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 Usa la sinistra. Manda via la sinistra. Vai, leggermente. Vai. 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 Mettiti laterale, Albi, sei sempre frontale. Affonda, non rilassarti col busto. L'angolo tra il busto e la tua coscia sinistra non può essere così ampio. Devi cercare di chiuderlo. Vai. Vai. Prima colpisco e poi mi porto avanti. Vai. Vai, buono questo. Vai. 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 Buono. Vai. Non mollare la rimani rigido anche durante l'impatto, non mollarla troppo. Scusa. Ok, prendiamo. È che quando il livello sale hai bisogno di giocare bene anche a rimbalzo. Io oggi ho dedicato un bel po' su sta roba qua perché vedo che a vetro neutralizzi bene, ma a rimbalzo sei ancora molto meccanico. Sono abituato a non usarlo mai. Sì. Però più si alza il livello, dato che immagino che il tuo obiettivo sia alto, devi giocare bene a rimbalzo. Perché certe palle non puoi, dai troppo vantaggio ad usare il vetro. Perché perdo campo, io lo conquisto ancora. Sì. Quindi quando inizi a dover prendere la rete mettendo pressione e non più col classico pallonetto, devi saper giocare bene a rimbalzo. Facciamo le ultime robe e poi passiamo. Che ora è, Marco, scusa? 4:07. Facciamo un'ultima cosa che volevo vedere, sempre di... giocami due dritti un attimo. Vai. 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 Ok, la rotazione, cioè l'inizio della rotazione, invece che iniziarlo nella tua testa, invece che immaginiamo che questo sia il percorso del colpo, nella tua testa la rotazione non deve iniziare qua, ma qua, quindi un pezzo avanti, quindi ritarda l'inizio della rotazione. Vai. 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 Cioè, prima colpisci e poi chiudi. Quasi come se non dovesse, cioè, come se dovessi colpire e poi farla, quasi come se non servisse, perché hai già colpito. Ma voglio vedere come reagisci. Vai. 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 Sì. Il concetto è, cerca di, cioè, tu tendi a chiuderla, devi
spalmare quella cosa lì molto più spazio. Sì. Sì, 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 però guarda, cioè la rotazione va in proporzione alla velocità della palla. Se io ti gioco una palla a questa velocità, tu la rotazione la spalmi in questo spazio. Se io te la gioco a questa, tu la chiudi molto, molto prima, ok? Quindi tu devi essere in grado, tu non puoi, se io ti gioco una palla a questa velocità, fare questo, e se te la gioco a questa, uguale. No, è lenta, questo. Più veloce, aumento. Quindi è tutto in proporzione alla velocità della palla. Io adesso ti gioco tre palle a tre velocità diverse. Piano, normale, diciamo, e veloce. Cerca di dosare la rotazione, di distribuirla a livello di velocità in base alla velocità della palla. Buono, meglio. Vai. Oh, mettiamo una quarta velocità che è ancora più veloce. Vado in crescendo, vado in crescendo. Ok, ritorniamo lenti. Buono. Torniamo lenti. Lento.